E bella tutta ragazzi, in questo mio nuovo video. Oggi finalmente ripartono i video sulla nostra benamata Lazio. Intanto mi scuso se in questi giorni sono stato un po' inattivo qua su YouTube, ma semplicemente, come potete vedere, ho cambiato location. Infatti sono in vacanza in questi giorni tra il viaggio e tutto. Non ho avuto modo né di registrare, editare, fare copertine, insomma, non ho avuto modo di caricare molti video. Poi vi dico subito che i video diminuiranno molto in queste 2 settimane in cui sarò in vacanza, perché qua anche il wifi è un po' più scarsino, diciamo, quindi magari i video non usciranno tutti i giorni o uno ogni 2 giorni, ma uscirà magari un video ogni 3, un video ogni 4. Insomma, vedrò di tenervi, di non lasciarvi mai, insomma, almeno di lasciarvi almeno 2 video a settimana, insomma. Ma adesso passiamo alle cose importanti, parliamo di calciomercato. Fino ad ora di calciomercato della Lazio abbiamo parlato diciamo, della fase offensiva, infatti con David Silva e Muriqi, Majoral. Ma adesso parliamo un po' diciamo, di difesa. Infatti sembrerebbe che la Lazio abbia trovato il vice stracoscia, ovvero Consigli, come tutti sappiamo, portiere delle stracoscia, sì, portiere del Sassuolo. Quest'anno ha giocato praticamente quasi tutte le partite da titolare, ha una certa età, infatti 33 anni. Però insomma sono contento perché cioè, da qualche anno come viceportiere, tipo quest'anno abbiamo avuto Proto che si sì, è arrivato, non mi ricordo da dove, ma cioè, nei suoi anni migliori era anche diciamo abbastanza fortino, però è arrivato tipo a 35 anni con una certa età, quindi sì, non è che abbia dato tutta questa grande mano. Poi 2 anni fa addirittura avanti tipo Vardic, un portiere che quello lì proprio era una pippa assurde, e finalmente arriva un nome abbastanza noto, insomma, un nome abbastanza blasonato per andare a ricoprire il ruolo di vice. Ha 33 anni, ha già abbastanza esperienza e può dare una mano di sicuro a Stracoscia, che è molto giovane. Poi, in vista del prossimo anno, chiaramente con il solito discorso della Champions, ci può fare molto comodo. Ancora le cifre non sono state rivelate, però io di consiglio ne sarei contento. Insomma, in questi giorni si sta parlando molto del calciomercato della Lazio. Infatti sembrerebbe che David Silva abbia detto sì, che dovrebbe arrivare anche la conferma alla fine della Champions League, insomma, del Manchester City. Negli ultimi giorni ha fatto anche un bellissimo gol su punizione, quindi sono fiducioso di vedere la Lazio. Poi, adesso dovrebbero anche rientrare 15 giocatori in prestito e, cioè, in praticamente un mese, dove cavoli vuoi mandare 15 giocatori? Rientreranno nomi come Badel, Wallace, cioè nomi veramente incredibili. Io a sto punto, boh, qualcuno magari me lo terrei, perché sai, per fare un po' numero, dato che il prossimo anno abbiamo 3 competizioni da fare. Però il resto o li venderei direttamente, così ci facciamo un massimo quel milione, da 1 milione ai 5 milioni, insomma, totali a giocatore, o insomma li venderei, perché mandarli in prestito per poi sapere che l'anno dopo praticamente ci ritorneranno, lo trovo una cosa molto utile. E niente, insomma, sembrerebbe adesso ritornato anche il nome di Kumbulla, perché infatti subito all'inizio del calciomercato Kumbulla sembrava che dovesse venire a Lazio. Poi si era intromessa anche l'Inter nella trattativa, però adesso l'Inter sembrerebbe in stand-by, dato che Skriniar dovrebbe andare al Tottenham, ma ancora non Dato che l'Inter è ancora in Europa League, ancora devono vedere se venderlo o no. Adesso la Lazio dovrebbe aver alzato l'offerta tipo a 17 milioni, più insomma vari bonus, se non sbaglio. E niente, sono fiducioso perché in difesa ci serve un altro giocatore come Kumbulla, un altro giocatore, insomma, un altro difensore abbastanza bravo, che insomma ci dà una mano. E comunque Kumbulla è giovane, può sempre crescere. E niente, ritornando sul discorso iniziale, Consigli a me piacerebbe molto, perché finalmente, se dovessimo prenderlo, sarebbe un nome insieme a quello di David Silva e un po' Mojeral, che sarebbe già conosciuto. Non andare a prendere magari il Milinkovic di turno, che sì, magari arriva da giovanissimo e uno si chiede ma chi è questo, e poi alla fine fa il botto. Chiaramente uno che fa come Milinkovic sarebbe ben apprezzato, ma magari a volte prendere anche giocatori un po' più blasonati come Consigli, insomma, che si conoscono e insomma dà un po' più di risalto alla squadra. Tutto, e questo qui era del tutto. Io spero che Consigli arrivi e niente, speriamo che chiaramente arrivino anche tutti gli altri nomi di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato gli altri video. E
E niente, insomma, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo possibile acquisto della Lazio verso consigli di tutti, anche gli, e di tutti gli altri acquisti della Lazio. E niente, insomma, ci vediamo in un prossimo video che sarà, penso, di calciomercato. Comunque vi dico che arriveranno anche video su Europa League e Champions League. Penso che parlerò delle semifinali, perché comunque ho delle finali, però a breve ci sarà anche una partita molto importante che è Barcellona Bayern Monaco, solo ai quarti, e secondo me quella lì, diciamo, una finale anticipata, cioè io me la guarderò e penso e spero che sarà una grandissima partita. E insomma, se ci saranno grandi partite sia in Europa League che in Champions League, ve ne parlerò io di, cioè vi parlerò di quello che ne penso io, come ho sempre fatto sia con le partite della Lazio sia con gli acquisti, insomma, su tutti i fronti che ho parlato della Lazio. E niente, insomma, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate di consigliare Lazio qua sotto nei commenti. Niente, ci vediamo al prossimo video e sempre Forza Lazio!